Ciao amici di Valdo TV, ci troviamo a Segusino all'inaugurazione della mostra Troverai più nei boschi che nei libri. Ci troviamo con Stefanie Rebuli, organizzatrice e artista che ha presentato i dipinti di questa mostra. Insomma, diciamo qual è il titolo e descriviamo un po' come si svolge questa mostra. La mostra si intitola Troverai più nei boschi che nei libri e racconta un po' la passione mia e degli altri tre artisti per i nostri boschi, i nostri prati, le nostre montagne. La mostra è nata come idea di rappresentare tutto quello che possiamo trovare in un bosco della nostra zona. Quindi abbiamo le foglie secche, abbiamo dei pini, abbiamo degli allestimenti, diciamo, propri della zona. Inoltre, nella mostra sono presenti appunto i protagonisti di questi boschi. Abbiamo la volpe, abbiamo il cervo, il capriolo, il camoscio, il cinghiale e la cincia allegra. Appunto, la mostra è un insieme di quattro menti. Siamo io come pittrice, ci sono Manuel e Fabio come poeti e Daniele come fotografo. Ognuno di noi ha cercato di rappresentare questi animali secondo le proprie ispirazioni e inclinazioni artistiche. Qual è lo scopo della mostra e che cosa sente il visitatore quando entra in questo edificio? Lo scopo della mostra è quello di far sì che il visitatore, quando varca la soglia, entri in una sensazione di bosco. Com'è nato il connubio tra le varie tecniche artistiche che si possono vedere in questa mostra? Beh, l'idea iniziale era quella di fare una mostra solo di pittura, però poi, date le dimensioni della stanza e il relativo poco tempo a disposizione mia per fare tutti i quadri, ho parlato con i miei amici appunto di questo progetto di animali del bosco. E parlando appunto con loro, ad esempio Daniele mi ha detto: io ho delle foto, se può interessarti, di animali del bosco fatte con la fototrappola o dei video, e lì ho deciso di includere Daniele. E con la stessa modalità ho parlato con Manuel e Fabio di questa mostra e loro si sono proposti appunto di scrivere delle poesie per ogni animale. Beh, sicuramente una cosa inusuale qui a Segusino e anche molto bella. E fino a quando sarà visitabile questa mostra? La mostra sarà aperta ogni giorno fino al 25 di febbraio, però purtroppo la stanza sarà chiusa, quindi si potrà vedere dall'esterno. Per chiunque volesse invece visitare ed immergersi nell'atmosfera del bosco, sarà possibile organizzare delle visite private tramite la nostra pagina del collettivo su Facebook. Siamo qui con i poeti di questa mostra, che sono Manuel Coppe e Fabio Speranzon. Raccontateci un po' come è nata la vostra passione per la poesia e anche in relazione a questa mostra. Beh, la poesia nasce dalla voglia di prendere un momento e portarlo verso di noi. Anche in questo caso noi prendiamo gli animali e cerchiamo di comprenderli attraverso parole che ci appartengono per immergerci nel loro modo di vivere e di affrontare le loro questioni. Sì, noi con questa mostra volevamo raccontare come secondo noi vediamo il bosco e i vari animali che ci sono intorno a noi, sì, nelle nostre zone, e far vedere anche altri che magari non sono di queste parti oppure non conoscono molto bene il bosco, e così fargli provare quello che sentiamo noi per la natura. Daniele Geronazzo, il fotografo di questa mostra. Daniele, com'è nata la passione per la fotografia? È nata dal nonno, che fin da bambino mi portava tra i boschi, in montagna, così, che ci ha lasciati 3 anni fa, e poi l'ho coltivata mano a mano negli anni. È una passione così che coltivi in modo amatoriale o hai seguito dei corsi? No, amatoriale. Hai anche già esposto in varie altre parti? È la prima volta, sì. No, infatti è un po' strano per me portare al pubblico le mie cose. Hai ricevuto dei complimenti? Al momento no. Beh, te li faccio io, complimenti, grazie. Davvero molto belle foto.